Immagino che il motivo per cui siete qui sia questo e sono molto contenta di presentarvi. Allora, ciao Valeria, ciao a tutti. Ciao a tutti! Quanto siete belli! Sono veramente bellissimi, tantissimi. Esatto. Sono passata prima, le ho viste in coda, speranzose di riuscire a entrare. Direi che siete entrate, veramente direi entrate, perché la stragrande Sì. maggioranza è femminile, davvero in tanti, quindi grazie. Noi sappiamo, Valeria per prima, perché questa è la puntata di un tour che sta facendo per presentare il suo libro che conoscete tutte, Come stai? Eccolo qui. Quindi sappiamo che siete qua anche e soprattutto, direi, per il firmacopie finale. Vi chiedo una cosa, faremo una chiacchierata, io e Valeria e io, la terremo abbastanza breve, però io sono molto curiosa e quindi le voglio fare un po' di domande che spero interesseranno anche voi. Vi chiedo una cosa, alla fine dell'intervista vi darò delle istruzioni precisissime da rispettare alla lettera per il firmacopie. Mi raccomando, seguitele perché altrimenti non sarà possibile accontentare tutte. L'idea ovviamente è quella di accontentare tutte, però seguite le istruzioni che vi verranno date. Molto bene, le regole di ingaggio le abbiamo date. Bene. Ok, allora Valeria, insomma, relativamente poco tempo che tu sei online, che fai i tuoi Sì, video, sono due anni e due anni e qualche qualcosa, mese. due anni e qualcosa, un successo strepitoso con dei numeri da urlo ovunque, non solo su YouTube, ma anche su Instagram, su TikTok. Ci racconti, l'avrai già fatto, l'hai fatto online, eccetera, però come mai hai cominciato a registrare la tua vita, a raccontare la tua vita con i video? Allora, ho sempre registrato anche prima di sapere cosa fosse YouTube, mentre giocavo con le mie amiche, recitavo Cappuccetto Rosso oppure facevo i braccialettini, insomma, ho sempre avuto questa passione del parlare e riprendermi, infatti sono una chiacchierona fin da quando sono piccola. E poi ho scoperto il mondo di YouTube con Sofia Viscardi, che è una ragazza che stimo moltissimo. Ho guardato tutti i suoi video in una sera e ho detto: voglio aprire anche un canale, voglio anch'io cercare di trasmettere qualcosa alle persone. E quindi ho chiesto il permesso ai miei genitori, che non subito me l'hanno dato perché ero ancora alle elementari, quindi ero veramente molto molto piccola. Ancora l'elementare. Esatto, era proprio appena nato YouTube che La l'ho scoperto. vocazione proprio. Esatto, e nonostante ciò ho comunque continuato a fare video, rivolgendomi a un pubblico già, c'era già il Buonsalve che uso adesso nei miei video già prima, però non li pubblicavo appunto perché non avevo il permesso, quindi li facevo per me perché è una mia passione grandissima. E poi i miei genitori hanno visto che ci tenevo tanto e quindi mi hanno detto la classica frase "fai come vuoi", che è "non vorrei, però se ci tieni così tanto, fallo". E quindi ho iniziato, però adesso anche loro sono molto felici e soddisfatti. Orgogliosi, Esatto. immagino, perché è un successo veramente strepitoso. Ma senti, io anch'io ho guardato tantissimi i tuoi video, poi come ti dicevo prima ho una figlia di quasi 12 anni, per cui insomma chiaramente l'età è quella e ti conosceva, eccetera, ma ti sei mai domandata, perché a volte magari quando un successo arriva così grande, così rapidamente come il tuo, ieri mi raccontava che ha messo insieme migliaia di persone a Firenze, dove vivo io a Milano, ha riempito la piazza del Duomo, per cui stiamo parlando di un successo strepitoso. Ti sei mai chiesta come mai di tutte le ragazze che iniziano a raccontare, a farsi video, a raccontare la propria vita su YouTube, tu abbia avuto questo successo così strepitoso? Secondo te, a cosa è dovuto? Allora, penso di non avere niente in più degli altri, non è che sono una star o così, semplicemente condivido la mia vita così com'è e penso sia questo proprio il punto, cioè la cosa che piace, il fatto che... Fatto che faccio vedere tutti i lati di me anche quando magari non sono truccata, non sono pettinata, perché
perché spesso appunto sul web si vedono molte immagini perfette e questo comporta anche l'abbassarsi dell'autostima da parte di molte persone, perché vedi queste ragazze sempre perfette, sempre impeccabili e ti dici cavolo, loro sono così e io sono così, e quindi voglio far capire che nessuno è perfetto e che andiamo bene tutti come siamo. Ah, che bel messaggio. Un bellissimo messaggio. È un bellissimo messaggio proprio perché è vero, quando si scorrono le foto su Instagram certe volte dici ma è possibile che siano tutte perfette, bellissime, altissime, magrissime e io no. Una mia cara amica che è giornalista ed è qui adesso all'Internet Festival per altre cose, sta facendo una campagna pubblicando la sua foto in TV, quindi truccatissima, perfetta, tutta liscia con le luci e a contrasto quella di quando si alza al mattino, per dire non credeteci perché io non sono così, no? E mi sembra un'ottima cosa. E voi perché vi piace Valeria? Disagio, no? Esatto, ne abbiamo tanto di disagio sempre. Quanto disagio abbiamo tutte da condividere, grazie per averlo detto, è vero, sì. È vero. Quindi sì, sì, sono... Ti vogliamo bene! Anche io tanto. Sono certa che sia sicuramente una delle ragioni del tuo successo, essere così semplice, porti come sei e far vedere tutti i lati. Fai tutto addirittura. Ragazze. Ecco, sì. Io, allora, parliamo anche un secondo del libro che è, certo, dove tu hai messo molto della tua vita, no? Sì. Il personaggio si chiama Gioia e tu spieghi anche perché è sempre allegra, dà gioia a tutti, sorride sempre, non fa mai vedere quando appunto ha un momento di disagio, no? All'inizio, copre un po' queste sue cose per non far soffrire, per non disturbare, per non creare preoccupazioni ai genitori, alle amiche, all'allenatore di ginnastica. Ed è un po' un tuo alter ego, un po' una trasposizione di te per certi versi, no? Sì, in alcuni passaggi mi ci rivedo molto e penso che molte persone possano rivedersi in Gioia, perché è un passaggio dell'adolescenza che viviamo un po' tutti, quello di magari... Non voler far preoccupare le altre persone, quindi nascondere dietro a un sorriso, a un bene, alla domanda come stai, magari le cose che non vanno molto bene, però c'è un messaggio positivo comunque dietro il libro che coincide anche con quella che è stata la mia storia, diciamo. Quindi Gioia impara con varie vicissitudini anche attraverso il dolore, perché ci subisce vive dei momenti dolorosi, impara a dire e a fare quello che veramente vuole dire e fare. Esatto, capisce che comunque la vita non può essere sempre perfetta, che comunque i momenti brutti e le emozioni negative ci sono, però ogni momento brutto passa e soprattutto ci lascia qualcosa, cioè ci fa crescere, maturare, ci insegna tanto e appunto impara anche a esprimere sempre le sue emozioni, quello che pensa, perché... ha imparato ad accettarsi. Certo, è la strada verso la crescita, no? Esatto. Verso la maturità, sicuramente. Il tuo libro fantastico come te. Bene, bene. Ecco, questo libro, voi ovviamente, Valeria in primis, ma anche voi, è costruito in un modo molto particolare, lo conoscete, vi ho visto tutte fuori col libro sotto braccio, per cui lo conoscete a memoria. Intanto è graficamente molto, molto piacevole, molto ben costruito e parla di emozioni, no? E quindi la solitudine, la rabbia, la gelosia, la paura, l'amore ovviamente, ma soprattutto è costruito con un mix di testo e fotografie. Io ho un po' sorriso perché è una modalità che tanti anni fa, pensate, quando io ero ragazzina già non c'era più, c'era quando c'era mia mamma, insomma quando era ragazzina mia mamma, si chiamava fotoromanzo, erano delle riviste che creavano delle storie con le fotografie e i fumetti sulla testa dei personaggi. Una cosa che poi non si è più fatta, queste riviste non sono più state stampate e la gente non le leggeva.
Diciamo che questo è un po' un Instagram su carta, con queste immagini molto belle che raccontano la storia. Esatto, è un fotoromanzo però ai tempi di Instagram, quindi non un classico fotoromanzo di anni fa, però è fatto un po' in modo moderno, insomma. E le foto sono anche associate alle emozioni con un colore, ad esempio c'è il capitolo della rabbia che è il colore rosso e quindi anche le fotografie che rappresentano la rabbia hanno un filtro rosso. Certo, è così la gelosia, esatto, eccetera. E poi alla fine c'è un arcobaleno per far capire che tutte le emozioni insieme formano la nostra vita, diciamo. Sì, colorano la nostra vita, esatto. E ci devono essere tutte, no? Perché esatto, anche il dolore, anche la gelosia, anche la rabbia sono servite a gioia per crescere. Avete letto il libro? Vi è piaciuto? Sì! Bravo! Volevo chiederti anche un'altra cosa, sempre riguardo a questo libro. È una cosa molto importante che vorrei che Valeria dicesse, perché ne abbiamo accennato anche prima quando stavamo aspettando di entrare. A un certo punto in questo libro, Gioia, nei suoi alti e bassi amorosi e di amicizie, ma anche in palestra, nella vita con i genitori, eccetera, incontra questo ragazzo, questo Zeno, molto bello, molto affascinante, eccetera, eccetera. Ma Zeno, ahimè, come a volte succede, non si rivela essere quello che sembrava, soprattutto fa una cosa estremamente sgradevole, no? Posta una foto di un bacio rubato poi di fatto su Facebook, se non sbaglio, e crea alla protagonista un sacco di problemi. Allora io l'ho trovato, ahimè ve lo devo dire da mamma, un messaggio molto bello, molto positivo, ma immagino che non solo da mamma, anche da pari a pari, come pari età come siete voi, per ricordare a tutti noi, indipendentemente dall'età, di non esagerare, no? Con la condivisione di momenti pubblici che potrebbero magari creare dei problemi, fotografie, o stare attenti a di chi ci stiamo fidando. Esatto, cioè il mondo dei social è un mondo molto bello, però è anche, come tutto in realtà, pericoloso, e quindi bisogna stare molto attenti a ciò che si pubblica, perché non si sa mai a chi può arrivare, non si sa mai appunto dove può espandersi questa foto. E quindi io in primis, che condivido praticamente tutto della mia vita, ci tengo a far passare questo messaggio che comunque bisogna sempre stare attenti, perché è appunto un mondo molto bello, però c'è anche l'altra faccia della medaglia, che sei esposto ai giudizi di tutti e sei sotto gli occhi di qualsiasi persona, quindi bisogna stare molto attenti con cose personali, insomma. Assolutamente, questo ricordiamocelo, perché è veramente un ottimo messaggio. Social proof. Dopo li guardo tutti quanti. Allora, ragazze, se facciamo un paio di domande ancora a Valeria e poi arriviamo al momento clou. Sicuramente, no. Questo ci tenevo a sottolinearlo, perché chiaramente, senza voler fare nessuna predica, però è un momento del libro che fa riflettere sicuramente. Senti una cosa, un paio di domande ancora e poi ti lascio all'abbraccio delle tue fan, che vedo che proprio sono... Non si tengono... Due cose, la prima è se delle tutte le piattaforme dove stai, hai, come dicevamo prima, hai avuto un successone ovunque, ma... Qual è? Ce n'è una che è proprio la tua preferita in assoluto? Beh, certo, sicuramente YouTube, che è la piattaforma da cui sono partita e di sicuro quella che preferisco, perché riesco a fare video lunghi, infatti mi dilungo sempre tantissimo perché parlo troppo, lo sanno benissimo, però mi piace tanto perché posso esprimermi al meglio e quindi è sicuramente il social che mi piace di più. Mi piace molto anche Instagram perché è molto più diretto, quindi posso comunicare in tempo reale con chi mi segue, però la mia preferita rimarrà sempre YouTube. YouTube, certo, la piattaforma giusta. Immagino che Instagram ti piaccia molto anche perché tu ami molto fare fotografia, ami la fotografia, vero? Esatto, è una mia grandissima passione, infatti
ci dedico tanto tempo, cerco sempre di fare immagini anche un po' particolari ed esprimere la mia creatività in tramite questa forma d'arte. E infatti il fotoromanzo è veramente, cioè me lo sento molto mio anche per questo motivo, perché sono molto legata alla fotografia e quindi è un progetto che mi piace tantissimo e ne vado molto fiera. Quindi andrai avanti con le foto, ti piacerà studiare fotografia anche magari o... Certo, sto approfondendo molto questo mondo di video, foto, comunicazione, perché me ne sto appassionando sempre di più e la cosa bella è appunto questa, che è una passione prima di tutto e voglio che rimanga tale. Certo. Non hai le strisce, vero? Le faremo. Dopo le faccio. Allora, chiudiamo con una cosa, ma una ragazza che ha 16 anni, tra poco, tra non molto 17, ha avuto un successo, sta avendo un successo così strepitoso. Cosa pensa, cosa vuol fare da grande? Scriverai altri libri, andrai avanti con i video? Come ti immagini fra 3-5 anni? Non so, che magari in questo momento è un momento che ti sembra lunghissimo. Però... Esatto, è una domanda molto difficile perché è cambiato tutto molto velocemente anche solo da un anno a questa parte ed è un mondo molto veloce quello dei social, quindi come tutto è arrivato tutto potrebbe andarsene, quindi bisogna sempre avere un'opzione di riserva, diciamo, e sicuramente io continuerò a fare video perché è una cosa che mi fa star bene, mi piace, amo tutte le persone che mi seguono, quindi voglio sicuramente continuare a stare il più tempo possibile con loro, quindi sicuramente continuerò con i social, ho già un sacco di idee nuove da portare, non mi fermo mai e mi piacerebbe anche approfondire il mondo della scrittura perché loro lo sanno bene, è una cosa che mi piace veramente tanto fare, lo faccio da moltissimo tempo, soprattutto in un momento non molto bello che ho avuto prima di aprire il canale, ho passato tanto tempo a scrivere, quindi è diventata veramente una cosa che mi... Uno sfogo. Esatto. E anche su Instagram, sotto i post, scrivo sempre didascalie chilometri, quindi è proprio una cosa che mi piace fare e mi piacerebbe approfondire comunque questa mia passione e comunque continuare sul mondo della comunicazione perché amo parlare, si vede, e trasmettere qualcosa alle persone. Beh, direi che è sicuramente quella della comunicazione, è sicuramente la tua strada e la scrittura magari potrebbe portarti a un altro libro o a un altro modo, diciamo così, di esprimerti, oltre ovviamente le didascalie, Instagram, eccetera. Arriva, guarda. Arriva, va. Allora, ragazze, io ero e sono ancora molto curiosa, però non vi voglio rubare troppo tempo, non voglio rubare troppo tempo a Valeria, che ringrazio moltissimo per la sincerità. Grazie a te. Attenzione, tutte le regole d'ingaggio. Ascoltate bene. Se no, chi si alza perde ogni diritto a qualunque cosa, no, scherzo. Allora, Valeria farà l'incontro con tutte, firmerà la copia, è possibile incontrarla anche se la copia l'avete già firmata magari in altre occasioni per il selfie, per la foto. Non vi muovete, vi vengono a... vengono a formare dei piccoli gruppetti e vi conducono gli organizzatori della giornata, quindi tranquille, Valeria è qui per tutte, ma non accalcatevi, non correte, che stiamo a... rimango finché ho abbracciato l'ultima persona, quindi state tranquilli su questo. Tutto bene? Già iniziato a leggere il libro, non ancora.